Un cordialissimo buonasera a tutti e bentrovati alla seconda, al secondo incontro del nostro ciclo relativo ad etica e politica. Questa sera parliamo di Immanuel Kant e ricordo già da adesso che il terzo incontro sarà giovedì prossimo e non venerdì e sarà dedicato alla figura di Norberto Bobbio. Per introdurre molto rapidamente l'argomento relatore di questa sera, ricordo che siamo di fronte a due modelli che hanno delle opposizioni fra loro, se mettiamo a confronto il modello aristotelico e quello kantiano. Se per Aristotele, naturalmente, pensatore dell'antichità, si può parlare di felicità e di natura, del rapporto tra uomo e cittadino, il nucleo sta nella polis, quando si parla di Kant, pensatore della modernità, si deve parlare non di felicità ma di dovere, non di natura ma di storia e del rapporto tipico del mondo moderno dopo la creazione dello Stato, del rapporto, dicevo, tra pubblico e privato. Quindi siamo di fronte appunto a due modelli non antitetici ma sicuramente con delle notevoli divergenze. Kant è, anche a livello scolastico è noto soprattutto per la sua etica, l'etica dell'imperativo categorico, forse meno per la politica che è affrontata sicuramente a livello di scuola superiore con meno attenzione, anche se è importante dire subito che la politica kantiana fa parte integrante del suo pensiero. A questo proposito mi permetto molto sinteticamente di richiamare quattro argomenti per aprire la serata, gli incontri di questa sera. Anzitutto il nesso tra libertà e ragione. Sappiamo che Kant è il pensatore della libertà, che a suo modo di vedere è la chiave di volta del suo sistema critico, e la libertà è proprio anche al centro del rapporto tra morale e diritto. In qualche modo la libertà è al centro della morale intesa dal punto di vista della nostra interiorità, il diritto invece, come dire, è la dimensione esteriore della libertà. In secondo luogo, Kant è il pensatore della libertà di pensiero e dell'uso pubblico della ragione. Pensiamo alla nota definizione contenuta nella risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. E dall'altra parte, dire libertà in Kant vuol dire anche storia. Ecco quindi il concetto di progresso, tipica categoria illuminista. La meta insieme, la misura del progresso, consiste nella creazione di una società razionale conforme alla storia. Un secondo punto, le fonti di Kant. Sicuramente Kant fa riferimento a Rousseau senza essere un democratico, in particolare per la questione del contratto. Fa riferimento a Hobbes senza essere un assolutista per la questione dell'obbedienza dei cittadini nei confronti dello Stato. Fa sicuramente riferimento a Locke per la questione dei diritti civili. La sua posizione è una posizione di liberalismo moderato, anche se sicuramente la Prussia di Kant non è l'Inghilterra di Locke. E un terzo punto, la morale è insieme anima e critica della politica. Una politica che non accetti la connessione con le strutture giuridiche che la legittimano e attraverso queste, con il dover essere razionale e morale, è destinata a decadere in mera tecnica del potere. Quindi la politica fa riferimento al diritto e il diritto fa riferimento al dover essere dell'etica. E come dice per la pace perpetua, uno dei testi classici di Kant, 1795, su cui mi diceva prima il professore, se ha tempo si soffermerà alla fine, c'è questa bellissima citazione, secondo cui la vera politica non può fare alcun progresso se prima non ha reso omaggio alla morale, quindi l'attenzione critica, lo stimolo critico della morale nei confronti della politica. E come quarto punto, la pace come contenuto e dovere della libertà. Quasi che la libertà sia la condizione il cui contenuto e in qualche modo il cui dovere morale è appunto la pace. Non esiste altra politica della ragion pratica che non sia quella di promuovere la pace perpetua che è un dovere morale. Analizzando il progresso dallo stato di natura alla società civile fino ad arrivare al rapporto fra gli stati, Massimo Mori afferma che una piena realizzazione del diritto comporta una sua estensione dall'ambito statale a quello internazionale. Nel progetto per la pace perpetua, Kant auspica pertanto la costituzione di una federazione degli stati per la pace, la quale deve respingere per sempre la guerra come strumento per dirimere i conflitti internazionali
e sottoporre le future vertenze tra i consociati all'arbitrato di un Parlamento comune. Nella Francia rivoluzionaria, che si è ispirata al modello della Costituzione repubblicana, Kant inizialmente vede il primo nucleo attorno al quale potrà progressivamente aggregarsi una federazione di quel genere. Massimo Mori, che ringraziamo molto per aver accettato l'invito a tenere gli incontri questa sera, insegna storia della filosofia presso l'Università di Torino e mi diceva prima è stato l'ultimo allievo del grande pensatore italiano Nicola Bagnano. E Massimo Mori si è occupato di categorie interne alla filosofia moderna, in particolare alcuni aspetti dell'illuminismo e del romanticismo. Tra i suoi lavori ricordo La filosofia di Kant del 1990, un'importante storia e antologia della filosofia, scritto con un altro filosofo, il professor Cambiano, edita tra il 93 e il 94, diversi saggi, in particolare uno proprio sulla pace perpetua, in una miscellanea del 94, un libro tematico che affronta una categoria centrale nel pensiero moderno, il concetto di libertà, il libro si intitola Libertà, necessità, determinismo, del 2001, una storia della filosofia moderna, da cui ho citato prima, 2005, e sta proprio approfondendo attualmente, mi diceva, i temi collegati alle relazioni internazionali nel pensiero di Kant. Lo ringraziamo molto anche per la sua attenzione e passione didattica e gli cedo la parola ringraziando davvero e manifestando il grande interesse che rappresenta l'occasione di poterlo ascoltare. Grazie. Grazie infinite per la presentazione. Anch'io desidererei ringraziare gli organizzatori di questo incontro, gli organizzatori della Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, per avermi dato la possibilità di venire a parlare di Kant, che come avrete percepito è uno dei miei autori di riferimento, uno dei miei autori preferiti, se si può dire così, e soprattutto per parlare del problema della politica in Kant, problema che, come già è stato accennato nell'introduzione, pur avendo una posizione importante nel complesso sistematico kantiano, è stata spesso trascurata. E bisogna dire che questa marginalizzazione della politica in Kant, questa scarsa visibilità del problema politico in Kant, almeno fino agli ultimi decenni, in parte è colpa di Kant stesso, perché se noi consideriamo l'opera che è in qualche modo la summa sistematica della filosofia pratica kantiana, cioè la Metafisica dei costumi, opera tarda di Kant del 1797-98, vediamo che quest'opera è divisa nettamente in due parti, che sono anche state scritte indipendentemente una dall'altra. La prima è la dottrina del diritto, la seconda la dottrina della virtù, cioè sostanzialmente la morale, l'etica. Quindi la politica non ha un suo spazio sistematico all'interno di quest'opera, come non ha uno spazio sistematico all'interno del pensiero kantiano, se per questo si intende il fatto che Kant assegni in qualche modo una trattazione specifica alla teoria della politica. Della politica si parla, nella Metafisica dei costumi, sempre in termini funzionali, cioè ora mettendola in relazione, appunto, ora con il diritto, ora con la morale. Anzi, dirò subito, soprattutto col diritto. Soprattutto col diritto, perché se consideriamo l'insieme dei riferimenti che Kant fa alla politica, quella che potrebbe essere chiamata la teoria kantiana della politica, vediamo che la politica si presenta, potremmo definirla così, come la dottrina del diritto applicata, come l'applicazione del diritto. Quindi da questa definizione sembra che la politica abbia più attinenza col diritto che con la morale, e quindi che il tema che ci siamo posti
questa sera, politica e morale in Kant sia un po' eccentrico rispetto alla definizione della politica. In realtà vediamo subito che non è così, perché se consideriamo i due termini di questa definizione, la politica come dottrina del diritto applicata, cioè il diritto, che cos'è il diritto, primo, e cosa si intende per applicazione, secondo, vediamo che non riusciamo a rispondere a nessuna di queste due questioni se non coinvolgendo la morale. Il diritto, la definizione del diritto, ha radici morali, l'applicazione del diritto non può far meno di coinvolgere la morale. E quindi procediamo per ordine. Cominciamo con il diritto. Che cos'è il diritto per Kant? Kant definisce il diritto come l'insieme delle condizioni per mezzo delle quali la volontà dell'uno può accordarsi con la volontà dell'altro secondo una legge universale della libertà. Il diritto è dunque un sistema universale di compatibilità. Ciascun individuo, in quanto soggetto giuridico, è portatore di una sfera di libertà di azione. Ma l'esercizio di questa libertà di azione deve essere possibile senza interferire con l'esercizio della libertà di tutti gli altri, senza che questa sfera di azione entri in conflitto con la sfera di azione, la sfera di liberazione di tutti gli altri. Quindi un sistema di compatibilità della libertà. In realtà, faccio un breve accenno a questo, Kant accanto alla libertà aggiunge un altro elemento che è la proprietà, con una distinzione, perché la libertà è definita, con il suo linguaggio giusnaturalistico, è definita un diritto innato, cioè è un diritto che compete a ciascun uomo per il semplice fatto che sia uomo. E quindi non c'è bisogno di nessun atto giuridico specifico per attribuire all'uomo questo diritto alla libertà, ce l'ha già, in quanto uomo. Invece la proprietà è un diritto acquisito, sempre secondo questa terminologia vecchia di secoli che Kant eredita, un diritto acquisito perché possa essere riconosciuto all'uomo occorre appunto un determinato atto giuridico che riconosce l'uomo come proprietario. Conseguenza è ovviamente che tutti sono liberi, in quanto uomini, non tutti sono proprietari. Ma il discorso della compatibilità vale per l'uno come per l'altro piano. Il diritto sarà quindi un sistema di compatibilità di tutte le libertà, in quanto tutti gli uomini devono essere liberi, e sarà un sistema anche di compatibilità delle sfere di proprietà nella misura in cui certi uomini, oltre a essere liberi, sono anche proprietari. Ora, diciamo subito che questa definizione, a parte il nitore concettuale con cui Kant la esprime, non è che sia molto nuova. Fin qui non c'è molto di nuovo. Il diritto fosse un sistema di compatibilità universale delle libertà e che le libertà si fondassero su un diritto iscritto nella natura dell'uomo era una musica molto vecchia. Era uno dei temi fondamentali di quella corrente giuridica che segna di sé tutta la cultura moderna, ma che nasce nell'antichità, che è il giusnaturalismo, o detto anche a scuola, ma sarebbe meglio dire le scuole del diritto naturale, di cui Kant stesso è uno dei più importanti, anche se tardivi, esponenti. Cosa vuol dire diritto naturale? Diritto naturale vuol dire che esiste un ordine giuridico naturale,
vuol dire che esiste, che il diritto non è inventato dagli uomini, non è il risultato di una convenzione umana, ma che si ritrova nella natura. Sembra facile. Che cos'è la natura? E allora, sulla base di questa concezione della natura, si distinguono poi, anche cronologicamente, almeno tre fasi nella storia del giusnaturalismo, l'ultima della quale è appunto quella kantiana. La prima fase è quella del giusnaturalismo antico, continuato, le radici sono stoiche, ma continuato soprattutto poi nella patristica, nel Medioevo, o il pensiero di Agostino e di Tommaso. Ecco, in questo caso la natura viene intesa come ordine esteriore, la natura è la realtà esterna. Dire che il diritto ha un fondamento naturale significa dire che il diritto è nell'ordine delle cose e che quindi ha un fondamento specificamente metafisico e per Agostino e Tommaso teologico. Prima di tutto il diritto nella mente di Dio. C'è una lex eterna, una lex divina che stabilisce che cos'è giusto e cos'è ingiusto. Creando il mondo, Dio in qualche modo imprime questa legge nella, che diciamo così, un termine assolutamente anacronistico, struttura del mondo, nella struttura della realtà, e la lex divina diventa quindi lex naturalis, diventa legge della natura. Attraverso la ragione l'uomo conosce questa lex naturalis e se ne appropria come lex rationalis. Ma come vedete, il diritto che è nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini perché prima di tutto c'è nelle cose, Tommaso diceva in re, prima di essere post rem è in re, e prima ancora di essere in re è ante rem nella mente divina. Nel giusnaturalismo moderno, invece, l'iniziatore viene considerato di solito Grozio, ma è molto approssimativo questo, siamo nel 600, Ugo Grozio, c'è uno spostamento, non che si rifiuti questo radicamento teologico e metafisico del diritto, però la natura con cui il diritto viene commisurato non è in primis la natura esterna, ma la natura interna dell'uomo. Si intende in maniera diversa il concetto di natura. Non più l'ordine esterno, ma la natura specifica dell'uomo, quello che fa dell'uomo un uomo. Ora, cos'è che fa dell'uomo un uomo? La ragione. Ed ecco che allora che il diritto è semplicemente un ordine che emana dalla ragione umana. Il diritto o il torto rispondono quindi alla conformità o difformità della regola rispetto alla ragione umana. Grozio, che parla latino, dice convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura razionali. Vedete che anche se rimane il radicamento anche in qualche misura teologico o metafisico, che non viene escluso, però la definizione del diritto assume una dimensione più specificamente formale, di conformità formale, ecco, tra il diritto e una regola inscritta nella ragione. Questa posizione è in qualche modo condivisa da Kant. Anche per lui la ragione, la natura che esprime il diritto naturale è la natura dell'uomo, cioè la ragione. Il fatto è che Kant, come tutti sappiamo, intende la ragione in maniera molto diversa rispetto a come la intendevano i suoi predecessori. In termini kantiani, alla ragione dogmatica dei suoi predecessori, Kant contrappone la ragione critica o ragione
trascendentale. Molti di noi sono, penso, già impratichiti con questo linguaggio. Se qualcuno avesse delle difficoltà a indirizzarsi all'interno di questo uso un po' tecnico, cerco di richiamare un po' il senso di questa contrapposizione. In termini molto, molto banali, se vogliamo, della qualcosa, mi scuso. Che cos'è la ragione critica? Qual è il presupposto della ragione la ragione dogmatica? Il presupposto della ragione dogmatica, cioè della ragione contro cui Kant si muove, è, primo, che esista una struttura oggettiva del reale. Continuiamo a usare questa espressione un po' anacronistica, struttura. Una struttura oggettiva del reale. E secondo, che questa struttura oggettiva del reale sia conoscibile attraverso la ragione. Per cui la conoscenza è semplicemente un atto di riproduzione da parte della ragione di questa struttura oggettiva che è attualmente esistente, che è realmente esistente. Ovviamente è la conoscenza tanto più vera quanto più questa operazione di riproduzione è precisa. Kant parte da presupposti completamente diversi. La ragione critica, la ragione trascendentale, intanto nega che ci sia una struttura oggettiva del reale, oppure, per essere più precisi, non si pronuncia sulla struttura oggettiva del reale. Se c'è, non la si può conoscere. Noi non possiamo conoscere qual è l'intima essenza della realtà, quella che Kant chiama la cosa in sé. Noi abbiamo a disposizione soltanto dei dati dell'esperienza, dei dati della sensibilità, che però sono slegati reciprocamente. E quindi quando vogliamo conoscere la natura non possiamo far altro che connettere questi dati secondo strutture mentali, Kant dice forme a priori dell'intelletto, forme a priori del pensiero, che proiettano sui dati il nostro modo di pensare e lo organizzano secondo il nostro modo di pensare. In questo modo l'oggetto non è dato al soggetto, ma il soggetto costituisce, o in termini kantiani, determina l'oggetto con le sue forme a priori, con le sue strutture mentali. Ora, se questo vale per la ragione teoretica, per la ragione conoscitiva, la ragione che conosce la natura, se dalla ragione teoretica noi passiamo alla ragione pratica, cioè quella che si occupa non della conoscenza della natura, ma della determinazione delle regole dell'agire, la cosa è ancora più facile in qualche modo, perché non abbiamo più bisogno di dati empirici da organizzare, ma si tratta semplicemente di produrre un modello di azione che risponda alla struttura della ragione. E siccome la ragione è sistematica, si tratterà di un modello sistematico. Siccome la ragione è universale, si tratterà di un modello che ha applicazione universale. Nasce così l'idea di una normatività assoluta. Le norme non sono inventate dagli uomini, non sono risultato di una convenzione. Non derivano dalla nostra esperienza, non derivano neanche dalla nostra convenienza, si parlava prima di felicità, non derivano dal fatto che alcuni comportamenti hanno come esito una maggiore felicità dell'uomo e altri meno. No, tutto questo viene escluso. La norma è semplicemente la riproduzione della struttura della ragione, della struttura della ragione pura a priori. E quindi
la norma è assoluta. Ecco, il primo elemento che dobbiamo adesso percepire, tenere sempre presente, che è una cosa più importante in Kant, del Kant pratico, è la assolutezza della norma, della normatività. Una norma, ci sarà una norma quindi morale, ci sarà una norma giuridica. C'è differenza tra l'etica e il diritto, mi pare sia una differenza cui è già stato accennato prima. L'etica pretende di più. L'etica, la morale per Kant, pretende di esaminare l'intenzione con cui noi compiamo un'azione. Quindi la conformità dell'azione a questo modello universale proposto dalla ragione deve essere una scelta che noi facciamo, dice Kant, per puro dovere. Esempio, se io aiuto un indigente, faccio sicuramente un'azione meritoria, un'azione che risponde all'imperativo categorico formalmente, ma se lo faccio perché voglio avere il plauso dei miei conoscenti, acquisire riconoscimento sociale, oppure semplicemente perché mi fa piacere, per filantropia, quando sono generoso col prossimo poi dormo meglio. Allora, in questo caso, l'azione non è morale. Perché sia morale, deve essere la sua intenzione deve essere pura. Cioè, devo fare questo per puro dovere, semplicemente perché la ragione, costruendo questo modello che rispecchia la propria universalità e la propria sistematicità, mi impone di fare del bene al mio prossimo. Perché soltanto così si rientra in un ordine universale, sistematico. Invece con il diritto le cose vanno diverse. Le cose vanno diverse perché il problema dell'intenzione non c'è. Il diritto guarda soltanto all'azione esterna, si è detto prima, la libertà esterna. Non la libertà interiore dell'uomo, ma semplicemente la libertà esterna. Io posso non rubare pensando come sarebbe bello poter rubacchiare a tutti quanti se non fossi scoperto. Per il diritto va bene lo stesso, purché non rubi. Io posso non rubare semplicemente perché ho paura della sanzione, ho paura di andare in prigione. Va bene lo stesso. Quello che guarda il diritto è semplicemente l'azione esterna, la legalità, la conformità dell'azione esterna con il sistema complessivo delle libertà. Ma malgrado questa differenza, che è importante, l'elemento della normatività assoluta, cioè il tu devi aiutare l'indigente nel caso della morale, tu non devi rubare, tu devi pagare le tasse, tu devi fare questo, tu devi fare questo, sul piano del diritto, la normatività ha la stessa assolutezza, sia nella morale, sia nel diritto. Ecco, questo è il primo elemento di intreccio tra diritto e morale. Il diritto esprime una norma che è altrettanto assoluta quanto l'imperativo della morale. Perché? Perché c'è una sola ragione, pratica che noi possiamo considerare nel suo uso etico, specificamente etico, morale, oppure possiamo considerare nel suo uso giuridico. Ma la ragione pratica è sempre la stessa, ed è una ragione pura, pratica, cioè è una ragione che comanda in maniera assoluta. Ci sono imperativi giuridici così come ci sono imperativi etici. Ora, da quanto abbiamo detto, questo era il primo punto, cos'è il diritto. Adesso dobbiamo vedere il secondo punto, l'applicazione del diritto. Da quanto abbiamo detto, spero che sia
risultato chiaro che il diritto come sistema di compatibilità delle libertà, come l'insieme delle condizioni per mezzo delle quali la volontà dell'una può accordarsi con la volontà dell'altro, secondo una legge universale della ragione, della libertà e della ragione, è un diritto puramente razionale. È un diritto, appunto, prodotto dalla ragione. È la proiezione di una norma che scaturisce direttamente dalla sistematicità della ragione. Come tale è puramente formale, cioè non ha un contenuto. Ed è chiaro che l'idea è soltanto che non devo fare delle cose che in qualche modo impediscano la libertà degli altri. Ma che cosa devo fare non è detto. È chiaro che un diritto, per essere veramente operante, deve essere anche un diritto che ha dei contenuti. E quindi Kant dice: il diritto puramente formale, puramente razionale, o come si dice allora, diritto puramente naturale, deve diventare un diritto positivo, un diritto statale, un diritto nel quale lo Stato, la società civile, pone dei contenuti specifici nell'ambito di queste circoscrizioni di libertà. Altra osservazione, anche più importante: questo diritto razionale, proprio perché è puramente razionale, cioè sta soltanto nell'idea della ragione, dice Kant, cioè sta nella nostra testa, ma non è ancora realizzato, è puramente ideale. Cioè non ha dalla sua nessuna forza costrittiva, è una norma. Però se non voglio seguire la norma, cosa succede? È un bel guaio, perché allora non c'è più diritto. Mentre nel caso della morale, chi non segue la norma, la regola morale, pecca contro la morale, ma non ostacola la possibilità degli altri di essere morali. Nel caso del diritto, essendo il diritto appunto un sistema di compatibilità in cui ognuno deve rispettare la libertà degli altri ed ha, vede la sua libertà rispettata giuridicamente in quanto rispetta quella degli altri, senza reciprocità il diritto non funziona. E allora bisogna che ci sia qualcuno che garantisce questa reciprocità. Ecco che allora il diritto non può essere un diritto ideale, deve diventare un diritto coercitivo, un diritto costrittivo. Cioè, ancora una volta, un diritto statale, perché soltanto lo Stato, soltanto la società civile può esercitare questa coercizione. L'importante è però che la coercizione ci sia. Kant dice: diritto e facoltà di costringere sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Un diritto senza facoltà di costringere, come sono inesistesse. Non è un diritto. E prima si citava Hobbes, in questo senso l'idealista Kant va molto d'accordo con il molto realista Hobbes, no? Il quale diceva, spesso un paio di volte usa questa espressione, gli accordi senza spada sono soltanto parole. In inglese riesce meglio perché c'è una assonanza tra sword e words. Dice: covenants without sword are only words. Le stipulazioni che si fanno, se non sono difese dal sword, dal spada, sono soltanto words, sono soltanto parole. E lo stesso atteggiamento ha anche Kant. Quindi il diritto deve tradursi in diritto coercitivo, deve tradursi in diritto statale. Allora vedete che da entrambe queste strade, il diritto formale deve diventare diritto contenutistico, diritto positivo, il diritto ideale deve diventare diritto coercitivo, si arriva alla stessa conclusione: bisogna che il diritto sia esercitato da uno Stato, altrimenti è un diritto vuoto ed inefficace. E quindi qui abbiamo la prima forma di applicazione del diritto.
La teoria del diritto deve diventare una teoria dello Stato. Il primo modo di applicare effettivamente il diritto è farne un diritto positivo, costrittivo. Quindi lo Stato. Ma è chiaro quale Stato? È chiaro che la condizione per il diritto venga realizzato nel migliore dei modi è che lo Stato abbia la migliore delle costituzioni. E quindi questo ci introduce a quello che è l'ideale politico di Kant, cioè l'ideale di Stato di Kant, l'ideale. Questo Stato ideale Kant lo connota come Costituzione repubblicana. Costituzione repubblicana. Ma per intenderci potremmo dire che grosso modo questa Costituzione repubblicana corrisponde allo Stato democratico, al nostro Stato democratico. Chiarirò subito tra un attimo perché Kant non usa questa espressione. Quali sono i presupposti, i fondamenti della Costituzione repubblicana per Kant? Qui Kant, e si è già detto anche questo, tutte le cose che dico sono solo sviluppo di quello che lei molto accortamente ha già detto nell'introduzione. Qui Kant non fa che sviluppare Rousseau, che è uno dei suoi grandi autori. Kant oscilla sempre tra Holmes e Rousseau. Holmes è il realista che gli insegna che il diritto deve avere la forza e Rousseau è l'idealista che gli insegna che non basta la forza, che il diritto deve avere la forza ma deve anche adeguarsi a un modello ideale. Allora, quali sono questi fondamenti ideali? Quelli di Rousseau. Primo, il popolo è sovrano. La sovranità viene detenuta dal popolo. Secondo, in che modo il popolo detiene la sovranità? Esprimendo la volontà generale di Rousseau. Cos'è la volontà generale? La volontà generale è la volontà del popolo che rispecchia il bene della comunità, il bene generale. E quindi è diversa per Rousseau come per Kant dalla volontà di tutti. La volontà di tutti può anche non essere coincidente con la volontà generale. No? Potremmo anche essere tutti d'accordo di abolire le tasse, per esempio. Sono tutti d'accordo. L'unanimità decidiamo di abolire le tasse, però facciamo in questo modo sicuramente la volontà di tutti, ma non la volontà generale, perché sicuramente non è il bene dello Stato questo. Ecco, la volontà generale esprime il bene generale, il bene comune, il bene dello Stato. Terzo elemento, la volontà generale è sempre giusta, è sempre retta. Ma questa è solo una tautologia, perché se non fosse retta, se non esprimesse veramente il bene generale, non sarebbe la volontà generale. Ora, se si realizza questo, se si realizza la Costituzione repubblicana che realizza a sua volta la volontà generale, la sovranità popolare, allora il diritto non soltanto viene rivestito dalla forza della legge dello Stato, ma viene rivestito dalla forza della legge dello Stato assieme alla giustizia. Si realizza il diritto e la giustizia, il diritto giusto. Ora, se noi guardiamo la situazione politica in cui vive Kant. Se si fa eccezione per il governo repubblicano francese, Kant, ho detto, scrive la Metafisica dei costumi, ma anche le opere in cui tratta di questi problemi negli anni 90 soprattutto, quindi ormai la rivoluzione è un dato acquisito. Ecco, se si lascia da parte, se si eccettua questa situazione, che poi doveva essere considerata anche un molto beneficio di inventario, e poche altre situazioni, piccole repubbliche, eccetera, la situazione di fronte a cui Kant si trova non era affatto quella di
costituzioni di tipo repubblicano. Anzi, ci troviamo di fronte a stati assoluti, a stati di carattere sostanzialmente dispotico. Che cosa mancava a questi stati per essere costituzioni repubblicane? Cioè, quali sono le condizioni, diciamo, procedurali perché uno Stato possa essere repubblicano? Kant ne indica due. La prima è il carattere rappresentativo. La Costituzione deve reggersi su un sistema rappresentativo ed è questa la ragione per cui Kant parla di Costituzione repubblicana e non Costituzione democratica. Perché ai suoi tempi parlare di democrazia significava fare riferimento a Rousseau, cioè significava parlare di democrazia diretta, di democrazia assembleare. Cioè di democrazia nella quale, come avveniva nelle poleis greche o nella anche immaginaria Ginevra di Rousseau, il popolo si raccoglie nell'agorà o nella piazza, eccetera, e decide assemblearmente, cioè decide in maniera tale che ciascuno esprime il suo voto. E da questo voto dovrebbe nascere la volontà generale. Ma Kant non crede che questo avvenga. Ecco, questo è una forma, un ottimismo di Rousseau, che pensa che basta che in questa assemblea ciascuno rifletta su quello che deve essere il bene generale, voti in quel senso ed ecco che nasce la volontà generale. Kant non ci crede. Kant crede che anzi una democrazia diretta, come quella di Rousseau, porta necessariamente a quella che oggi si direbbe la dittatura della maggioranza, perché necessariamente emerge non la volontà generale, ma emerge la somma di quegli interessi particolari che vengono ad avere la maggioranza. E questa somma di interessi particolari è quindi una volontà particolare, che ha la maggioranza ma una volontà particolare e che viene imposta alla minoranza. Se invece abbiamo, dice Kant, un sistema rappresentativo, abbiamo una sorta di filtro per cui i rappresentanti, cioè i delegati, i deputati, si accenna anche l'idea di un Parlamento, in qualche modo rappresentano un'astrazione rispetto ai bisogni e alle volontà degli individui singoli. Raccolgono in maniera più rarefatta, più astratta, più universale la volontà del popolo e quindi possono in questo modo esprimere una volontà veramente generale. L'altra procedura formale che Kant ritiene indispensabile perché ci sia una Costituzione repubblicana è la separazione dei poteri. La separazione dei poteri. Anche qui sembra non c'è molto di nuovo. Il discorso sulla separazione dei poteri è un discorso molto, molto vecchio. In qualche modo c'era una lunga tradizione, che iniziava da Locke, attraverso Bolingbroke, arrivava a Montesquieu, eccetera. Ecco, però Kant la intende in maniera un po' diversa, perché questa tradizione intendeva la separazione dei poteri, come la si intende anche oggi, come bilanciamento dei poteri, controllo reciproco dei poteri, la balance de pouvoir, controllo reciproco dei poteri. Se il potere è distribuito un po' da una parte, un po' dall'altra, allora i poteri si controllano vicendevolmente. Invece Kant non la intende in questa maniera, ma ancora una volta la intende più in senso rousseauiano. Kant dice, intanto, i due poteri fondamentali che devono essere distinti, che sono il legislativo e l'esecutivo, hanno delle funzioni diverse. Il legislativo, come dice Rousseau, legifera, quindi deve fare delle leggi universali, generali, che riguardano il bene generale, la volontà generale. Invece l'esecutivo si applica
si interessa dell'applicazione delle leggi, dell'applicazione particolare delle leggi. Allora, vedete che anche sul piano del valore, sul piano ossiologico, i due poteri hanno una collocazione diversa. Il potere legislativo è praticamente al di sopra della legge, perché è lui stesso che fa la legge, è l'espressione della volontà popolare, mentre il potere esecutivo è quello che sta sotto la legge, perché deve semplicemente applicare la legge, e se non la applica bene deve poter essere controllato e poter essere eventualmente anche punito. Per questo il potere esecutivo deve essere separato, nettamente separato dal potere legislativo. Ma se torniamo appunto alla situazione di Kant dei suoi tempi, cosa vediamo? Vediamo che in realtà i poteri erano sempre concentrati nelle mani del sovrano assoluto, che faceva le leggi, non tenendo conto della volontà del popolo, ma sulla base del proprio interesse, e le applicava, facendo tutto da sé e autocontrollandosi, cioè non controllandosi. Allora, posto questo, noi ci attenderemmo che Kant dicesse che questi governi, che sono dispotici e sono assoluti, eccetera, vanno cacciati. Del resto lui era un ammiratore della Rivoluzione francese. Ma Kant non può fare questo. Non può fare questo perché? Perché un governo costituito, meglio un potere giuridico costituito, per quanto nasca da un'usurpazione, per quanto gestisca male la legge, è l'unico rappresentante di una legge, cioè di un diritto realizzato. E noi abbiamo visto che per Kant la cosa più importante è che il diritto si realizzi. Un diritto non realizzato non è un diritto. Allora la conclusione è: meglio un diritto imperfetto ma realizzato, un diritto realizzato imperfettamente, piuttosto che un diritto non realizzato. Allora, da questo discende il fatto che il potere costituito deve essere sempre rispettato, e da questo discende la dottrina su cui Kant esprime la massima convinzione, che è stata criticata da destra e da sinistra, del rifiuto, della negazione del diritto di resistenza da parte di Kant. Nessun suddito può ribaltare, può ostacolare, può resistere al diritto costituito, perché in questo modo non si va dal diritto peggiore al diritto peggiore, ma si va dal diritto al non diritto. Cioè si dissolve la Costituzione dello Stato. Si dissolve la Costituzione dello Stato. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che Kant allora è completamente remissivo, cioè dice non c'è niente da fare, teniamoci questi tiranni e andiamo avanti così. Non c'è altro da fare che provare, si accennava prima, all'uso pubblico della ragione, lui parla di libertà di penna, a scrivere libri in cui si critica in qualche modo il governo, sperando che il governo prenda esempio da questo, eccetera. Ma non si può fare nulla di nessuna azione politica concreta. Kant non è così remissivo. E il suo atteggiamento in questo senso è non duplice, ma sicuramente ambivalente, sicuramente ha due facce, due sviluppi. E questi due sviluppi sono contenuti, derivano, questo è l'ultimo concetto che cerco di trattare un po' analiticamente, poi cercherò di essere un po' più leggero, nella conclusione. Questa ambivalenza è contenuta nel concetto di contratto sociale o contratto originario, che
Kant prende ancora una volta dalla tradizione giusnaturalistica e più specificamente da Rousseau. Proprio la sua concezione del contratto originario è quella rousseauiana, cioè del contratto che gli individui stabiliscono tra di loro, non come nella tradizione giusnaturalistica è il contratto che gli individui stabiliscono tra di loro, tra di loro da una parte e il sovrano dall'altra. No, semplicemente il contratto che gli individui stabiliscono tra di loro per esprimere una sovranità popolare. Ora, da un lato, Kant assume su questo punto una posizione molto debole, criticatissima per esempio da Bobbio. Perché? Perché mentre la tradizione giusnaturalistica riteneva che questo contratto originario fosse in qualche modo un fatto, Kant nega ogni dimensione fattuale, ogni fatticità del contratto originario. Attenzione, non che i giusnaturalisti fossero così sciocchi da pensare che a un certo punto gli individui si sono riuniti storicamente e hanno messo su lo Stato, però ritenevano che in qualche modo questo contratto fosse stato fatto tacitamente. Se gli individui, i cittadini sono insieme in uno Stato, vuol dire che possiamo considerarli come se avessero tacitamente a un certo punto fatto questo contratto. Quindi c'è una certa fattualità, anche se non storica. Kant nega anche questa dimensione. Il contratto non è inteso neanche in senso tacito, ma soltanto in senso fittizio. In che senso? Nel senso che il contratto è soltanto l'idea di contratto originario, l'idea di contratto sociale è soltanto un criterio della ragione. Un criterio della ragione. Vogliamo sapere se una legge è giusta o no? Basta interpellare la ragione e chiedere alla ragione se sarebbe possibile che l'intero popolo desse il suo assenso a questa legge. Se questo è possibile, allora la legge esprime la volontà popolare. Anche se il popolo poi raccolto effettivamente, consultato effettivamente, desse responso negativo. Questo non ha nessuna importanza. L'importanza è che nell'idea sia possibile che questa legge risponda alla volontà generale del popolo, secondo un'analisi puramente razionale, secondo quanto ci dice la ragione. Ora, da un lato questo indebolisce molto il discorso del contratto originario, ovviamente, perché nega una dimensione contrattuale agli individui, cioè il contratto non dà agli individui nessun diritto contrattuale e quindi non si può rivendicare qualche cosa rispetto al sovrano, perché non c'è mai stato un contratto che desse agli individui un qualche diritto di contro il sovrano. D'altra parte però il fatto che il contratto, questa idea di contratto sia non qualche cosa di fatto dalla ragione ma qualcosa di fatto dagli uomini, ma sia qualcosa di imposto dalla ragione, fa sì che il contratto originario abbia quella stessa normatività assoluta che noi abbiamo visto essere propria della ragione pura pratica, sia nel suo uso morale, sia nel suo uso giuridico. Cioè adeguarsi progressivamente all'idea del contratto originario non è un optional lasciato alla politica, è un dovere che la ragione pura, pratica, ci impone, è un imperativo categorico. E allora, e qui veniamo in conclusione al rapporto tra morale e politica, e allora, in cosa consiste la politica? La politica consiste nella opera pratica di trasformazione della realtà, da quale la realtà è attualmente,
ha una condizione di progressivo avvicinamento alla Costituzione repubblicana, di progressivo avvicinamento allo Stato democratico, se vogliamo. Quindi la politica è strettamente connessa al lavoro nel tempo, allo sviluppo nel tempo. La politica è necessariamente connessa con le riforme. Politica e attività riformistica sono per Kant strettamente legati. Vero è che queste riforme, tenendo conto quanto abbiamo detto sulla negazione kantiana del diritto alla resistenza, possono venire solo dall'alto. Possono venire solo dall'alto, dai principi, dai politici che in qualche modo sono già operanti attivamente all'interno del sistema dello Stato. Ma questo è proprio in qualche modo la forza di Kant, che spera che che ritiene un dovere da parte dei sovrani, anche se si trovano in una condizione storica in cui fattualmente lo Stato ha carattere dispotico, ha carattere assolutistico, possono comunque agire nello spirito del repubblicanesimo, cioè della democrazia, se vogliamo. Fare essi stessi leggi che a poco riformino lo Stato e portino quindi la Costituzione verso il modello, possiamo dire, democratico. Federico II, secondo Kant, aveva fatto qualcosa del genere. Ora, e qui posso avviarmi a una conclusione provvisoria, poi vediamo se vogliamo aggiungere qualcosa sulla pace. Allora, politica e morale. In questa prospettiva ci può essere un conflitto? Ovviamente no. Ci può essere una distanza, secondo Kant, tra due prospettive. La prospettiva che considera il problema della politica un problema esclusivamente morale, o la prospettiva che considera la politica un problema tecnico. Allora, qual è la differenza? La prospettiva che considera la politica un problema puramente morale dice questo: la ragione, che è legislatrice, dal suo trono di suprema legislatrice, mi dice: tu, sovrano, devi comportarti in maniera tale da trasformare il tuo Stato progressivamente. O tu politico, cioè tu che hai responsabilità politica a qualsiasi livello, devi operare per trasformare progressivamente il tuo Stato verso una situazione più democratica. Indipendentemente da ogni astuzia, da ogni considerazione della realtà, da ogni considerazione di tipo empirico. L'altra strada è quella di considerare questa cosa come problema tecnico, cioè come un problema che si può risolvere soltanto se si trovano degli strumenti pratici, pragmatici, indicati dalla prudenza politica, indicati dall'esperienza politica, indicati dalla esperienza semplicemente umana. La politica di questi giorni appunto ci dà esempi di questo, cioè anche se abbiamo chiaro l'obiettivo da raggiungere, da notarsi che Kant non prende neanche in considerazione il fatto che i politici possano avere come obiettivo degli interessi personali, no? Questa forma di conflitto della politica con la morale non la prende neanche in considerazione, ma anche se l'obiettivo è quello quello corretto, quello del progressivo avvicinamento dello Stato alla Costituzione repubblicana, io non posso perdermi nei giochi politici, vedere adesso questi sono più forti, quelli sono più deboli, allora devo dare in qualche modo un contentino a questi per cercare di poi accaparrarmi anche quelli e così via. Ecco, questa
prospettiva per cui la politica è un problema tecnico che richiede la conoscenza delle situazioni contingenti, empiriche, che richiede prudenza politica, questo va completamente escluso dalla prospettiva kantiana, perché dice Kant il problema tecnico, scusate, il problema morale è dista da quello tecnico quanto il cielo dalla terra. Quindi si deve seguire soltanto il problema morale. L'unica preoccupazione che gli uomini devono avere è quello morale. Quindi fiat justitia per at mundus. No? Però attenti anche che, e qui concludo, poi vediamo se continuare uno con l'accenno sulla pace, ma è tardi. Il fiat justitia per at mundus vuol dire sicuramente che in caso di conflittualità tra l'obiettivo etico-giuridico e lo strumento politico deve avere la priorità, l'obiettivo etico-giuridico e lo strumento politico discordante, dissonante, non deve neppure essere preso in considerazione. Questo senz'altro. Però guardate che non vuol dire che, per Kant, che allora noi dobbiamo essere un po' di Don Chisciotte che lavorano per l'ideale e non si prendono cura della reale efficacia delle loro azioni. Al contrario, Kant ritiene che se si segue soltanto la via della prudenza politica, cioè se si considera la politica soltanto come un problema tecnico, in realtà non si conclude molto. Perché? Perché le esperienze che abbiamo sono contrastanti. L'esperienza è sempre multiforme, mentre la ragione è unica. La ragione mi dice una cosa sola: l'esperienza e la prudenza politica dipende dalle situazioni. Spesso posso prendere dei granchi, posso sbagliarmi, le situazioni cambiano, quello che andava bene ieri non va più bene oggi. E così chi segue la politica come problema tecnico rischia di perdersi in un labirinto. Chi segue la politica come problema morale non sbaglia mai. Non è detto che realizzi i suoi obiettivi, ma ciò che realizza costituisce un avanzamento, un piccolo passo in avanti per andare avanti ancora. Cioè l'utilizzazione di una prospettiva puramente razionale e morale è in qualche modo la migliore forma per razionalizzare progressivamente la realtà e avvicinarsi progressivamente all'obiettivo finale. In altri termini, se vogliamo dirlo con una battuta, Kant è un idealista. Tra idealismo e realismo sceglie l'idealismo politico, ma non pensando che siano contrapposti, perché per Kant la miglior forma di realismo politico è proprio l'idealismo. Ho parlato un po' troppo e allora ci fermiamo qui, direi, perché cioè, poi se mai facciamo un... Ringraziamo moltissimo il professor Mori per questa lucidissima conferenza che mi sembra di poter dire ha avuto, parlando di Kant, uno stile kantiano. È passato dal diritto alla sua applicazione nella politica e poi in qualche modo è risalito alle condizioni trascendentali parlando di morale. Come consuetudine ci fermiamo 2 minuti per permettere chi deve abbandonare, a chi deve lasciare la sala di poterlo fare, ricordando che il prossimo incontro è giovedì prossimo, non venerdì, il professor Pierpaolo Portinaro parlerà di Norberto Bobbio. Chi invece gradisce può fermarsi ancora, il professore è a completa disposizione per domande e per approfondire anche quella questione della pace perpetua che ha più volte anticipato. Allora, 1 minuto di pausa, grazie.
Sì, allora magari chi vuole continuare la discussione può venire male un pochino avanti. Ecco, ricordo che il testo della conferenza del professor Mori sarà presente sul sito della nostra cooperativa www.ccdc.it già dalla prossima settimana. Ecco, allora naturalmente possiamo intervenire in maniera diversa o per chiedere chiarimenti sulle cose dette, per dare contributi propri oppure anche considerazioni personali. C'è qualcuno che vuole iniziare, che ha questioni da chiedere? Ecco, allora io chiederei al professore se può tornare su una questione che ha anticipato ma che non ha avuto tempo di sviluppare, cioè la questione della pace perpetua. Se potesse dirci un paio di cose su questo scritto fondamentale. E poi sono tante le cose sulle quali lo vorrei sollecitare. Mi permetto solo di fare un richiamo storico e un richiamo teorico. Il richiamo storico è il rapporto tra Kant e la rivoluzione francese. Si diceva prima appunto che Kant ne negava il diritto di resistenza e quindi siccome poi in un primo periodo Kant ha avuto ha espresso un parere positivo nei confronti della rivoluzione francese, volevo chiedere un parere in merito. La questione invece teorica riguarda la questione del rapporto tra natura e storia, ecco, è una questione sulla quale si discuteva anche la volta scorsa, ecco, e vorrei chiedergli anche alla luce del dibattito attuale, ritorno, ne ho già parlato la volta scorsa, ma che proprio lo considero un problema centrale del dibattito attuale. E molti fanno riferimento a una sorta di diritto naturale, mentre continuo a credere che la natura molte volte sia un problema più che una soluzione. E vorrei appunto sapere, dal punto di vista anche dell'etica laica, di origine per certi versi kantiana, che rapporto, come dire, ci sia tra natura e storia, e se scaviamo il concetto di natura che cosa ci troviamo. Anche alla luce, forse, non so, mi dirà lei, di quel concetto di insocievole socievolezza, di cui più in particolare Kant ha parlato, e che mi piace ricordare, perché il professor Matteo Perrini, il nostro indimenticabile presidente, parlando di Seneca, dello stoico Seneca, in questo studio del 1998, L'immagine della vita, compone una nota molto interessante, se non ricordo male, alle pagine 73-74, in cui proprio mette in relazione la insocievole socievolezza di Kant con le sue origini, tra l'altro anche, che lui vede appunto in Seneca. Ecco, quindi direi, termino qui, quindi da una parte la rivoluzione francese, dall'altra natura e storia. Sì. Ci sono... Sì, molto liberamente. Sì, così eventualmente mettiamo insieme più domande. Sì, appunto. Sì, allora, rivoluzione francese. La pace perpetua, se vuole qualcosa sulla pace perpetua. Sì, ma mettiamo nel discorso, viene anche questo. Prima le domande, sì. Prima, cioè la risposta alle sue domande. Rivoluzione francese. La rivoluzione francese è un dilemma in Kant. Da un lato, Kant, come tutti sanno, non solo è un apprezzatore della rivoluzione francese, ma il suo apprezzamento, questo è una cosa abbastanza comune negli intellettuali tedeschi del suo tempo, con poche eccezioni, per esempio Goethe, eccetera. Ma l'eccezionalità di Kant sta nel fatto che di solito i suoi colleghi intellettuali del suo tempo si ritraggono da questo apprezzamento positivo dopo il regicidio, dopo il 92. E Kant continua invece, cioè ovviamente condanna i regicidi, condanna le violenze, eccetera, ma salva la rivoluzione francese, salva l'idea di rivoluzione, perché nell'idea di rivoluzione, dice un certo posto, non nella rivoluzione in sé, ma nella partecipazione delle persone, soprattutto delle persone che non sono state coinvolte direttamente, quindi non hanno compiuto misfatti, c'è la rivelazione appunto della aspirazione al diritto, e quindi c'è in qualche modo la percezione del fatto che la storia, cominciamo a parlare anche di storia, abbia un orientamento progressivo, cioè è un segno dei tempi positivo. Ecco, cioè, se la gente si appassiona tanto alla rivoluzione francese, non
per, come atto barbarico di regicidio o atto di violenza, eccetera, ma come atto che ha portato per la prima volta alla costituzione di un governo repubblicano di tipo costituzionale, cioè come atto che ha portato alla realizzazione del diritto, non il diritto che abbiamo visto prima, del diritto realizzato sì ma non giusto, cioè del diritto di despoti, ma del diritto secondo l'idea della ragione, e questo vuol dire che la storia ha buone speranze. Ecco, però d'altra parte poi c'è il fatto che lui nega il diritto di resistenza. Allora, come si spiega questa cosa? Non si spiega, diciamolo pure. Cioè, Kant si arrabatta, e possiamo accennare al modo in cui si arrabatta, e poi chiudiamo subito la questione. Cioè, lui si arrabatta dicendo che la Rivoluzione francese non è stata una rivoluzione. Non è stata una rivoluzione perché, sostanzialmente Luigi XVI ha rinunciato alla propria sovranità convocando gli Stati Generali. Allora, convocato gli Stati Generali, allora ha restituito la sovranità al popolo. Da quel momento lui non era più sovrano, quindi il popolo ha poi gestito la cosa così. Quindi è stata una riforma contratta nello spazio di poche ore, ma è stata una riforma. Per lui la Rivoluzione francese è stata una riforma. Ovviamente non ci credeva neanche lui. E allora qual era la soluzione? La soluzione vera sta nella storia, sta nel fatto che in Kant ci sono un po' due registri. Lo dico con un certo rammarico, perché io preferisco l'uno registro e mi piace meno l'altro. Da un lato c'è il Kant della ragione, il Kant formalista, il Kant che abbiamo visto stasera, il Kant della ragione pura, pratica, che dà una norma e costruisce la norma. Questa è la norma di non ci piove, vai dritto e non sbagli. Dall'altra parte c'è il Kant che vede che questa norma non sempre si realizza, eccetera, che ha paura che questa pura normatività da sola non basti. E allora c'è il Kant, qui illuminista in senso un po' meno alto, cioè che aderisce a una fiducia tipica dell'illuminismo, ma assolutamente infondata, che la storia abbia carattere progressivo. Infondata è un po' dogmatica, nel senso che credere che la storia abbia carattere progressivo, come si fa a dire? Cioè, c'è una metafisica della storia. Difatti ci sono molte espressioni di Kant che fanno pensare ad una storia guidata dall'interno da delle forze che si armonizzano reciprocamente e promuovono il progresso. Una di queste è quella che si diceva la insocievole socievolezza. No, dice Kant, la storia va avanti perché? Perché gli uomini sono socievoli, ma non tanto. Sono socievoli, ma anche insieme insocievoli. Cioè, sono socievoli, quindi vogliono la società, ma poi vogliono la società per il loro interesse personale, quindi sono anche insocievoli. Ora, questo contrasto tra socievolezza e insocievolezza produce emulazione, sostanzialmente, ed è l'elemento di fermento della storia, che è un'idea trita e ritrita nell'illuminismo, soprattutto l'illuminismo anglosassone, scozzese. Kant la prende probabilmente da Smith, questa idea qua, no? L'idea è la mano invisibile, l'idea che, ma dice Smith, guardate un po', il fornaio fa i suoi interessi, il biraio fa i suoi interessi, il macellaio fa i suoi interessi, mica pensano al fatto che io devo avere queste cose sulla mia tavola, però poi gli interessi si combinano e ne nasce un'armonia. Era questa una fiducia proprio ottimistica tipica dell'illuminismo, la storia è progresso, e Kant partecipa di questa cosa. Poi nella critica, possiamo ovviamente vedere questo, nella critica del giudizio cerca di trovare attraverso la giustificazione critica trascendentale dell'idea di fine, cerca di dare una giustificazione di questo, ma insomma il problema non è così chiaro. Ecco, comunque questa esigenza di Kant di riconoscere che c'è
un progresso nella storia che in qualche modo verrà a dare una mano alla ragione, alla normatività. Ecco, cioè voi guardate solo la ragione, comportatevi secondo quanto la ragione dice, quanto la ragione comanda, e poi vedrete che la storia vi aiuta. Questo è, sono i due binari su cui Kant, questa adesso sto nella mia interpretazione ovviamente, ma penso di poterla esprimere, sui due binari su cui Kant procede. Di conseguenza, ecco, anche la rivoluzione, a un certo punto gli scappa detto questa cosa, le rivoluzioni sì, sono sempre, sono da condannare, eccetera, a meno che vengano fatte dalla storia. Cioè, a meno che abbiano, non abbiano questo carattere insomma, sostanzialmente personale, la rivoluzione francese per lui è una rivoluzione di questo tipo. Cioè, nella rivoluzione francese non sono gli individui che si sono manifestati, ma sono queste forze della storia che si sono rivelate. Ecco. E quindi questo spiega anche il... c'è poi un elemento, non so se... La pace perpetua, e lo inseriamo in questo discorso, perché il problema della pace perpetua è uno dei problemi più importanti in Kant, è uno di quelli che hanno più influenzato il recupero di Kant in questi ultimi decenni, addirittura è tornato ad essere anche il modello kantiano recuperato non soltanto dai storici della filosofia, ma dai teorici politici. Perché Kant effettivamente è il primo a estendere in maniera consapevole il modello contrattuale di cui abbiamo parlato dal piano individuale al piano internazionale. Così come, siccome il diritto deve essere diritto con la forza, così come gli individui si sono entrati in uno Stato e così si sono pacificati, così lo stesso, gli Stati dovrebbero entrare in una Costituzione sovranazionale e in questo modo eliminare definitivamente la guerra. Questa corrispondenza viene chiamata oggi la domestic analogy dai politologi, domestic analogy, l'analogia tra il piano individuale e il piano internazionale. Ora, questa analogia però può essere intesa in due modi, cioè può essere intesa in senso forte, completo, per cui lo Stato, l'organismo sovranazionale che deve costituirsi, è esso stesso uno Stato di popoli, oppure, in senso più debole, non può avere questo organismo internazionale la forza coercitiva dello Stato, ma è soltanto una federazione, una confederazione, un'alleanza, insomma un accordo. Ecco. Da un lato lo Stato di popoli, dall'altro la confederazione dei popoli, intesa però in questo senso molto debole, no? Che lascia l'indipendenza, la sovranità a ciascuno Stato. Ora, Kant ammette esplicitamente che il comando della ragione ci indirizza verso lo Stato di popoli, perché è soltanto questo ci dà la garanzia della pace perpetua. Soltanto lo Stato di popoli realizza il diritto con la forza, cioè l'unico diritto che sia veramente diritto. Così come soltanto lo Stato individuale ha realizzato il diritto tra gli individui. Poi dice, però questo non è possibile, se noi guardiamo l'esperienza non è possibile, perché noi non possiamo rifiutare l'idea della sovranità dei popoli, che ciascun popolo è sovrano. E cioè Kant, io volevo dire questo, come esempio negativo, cioè... un caso in cui Kant contraddice se stesso, cioè, dopo aver fatto questo discorso, che secondo me è il discorso di Kant che deve rimanere, sulla pace perpetua, quando entra nello specifico, poi in realtà considera la politica un problema tecnico e non un problema morale. Cioè, perché dice non possiamo, è inutile che chiediamo agli Stati di rinunciare alla sovranità nazionale. Ora, questo ovviamente era il risultato dell'esperienza politica di allora. No? Siamo in pieno regime del cosiddetto modello di Vestfalia, dopo la pace
che conclude la guerra dei Trent'anni, la pace di Vestfalia del 1648, l'Europa è un'Europa in cui la pace più o meno si regge sull'equilibrio delle potenze, ma c'è un principio intoccabile, quello sancito da Baudin a suo tempo, la sovranità assoluta dello Stato. Principio che tutti i giusnaturalisti, a cui ho fatto riferimento prima, e Kant è un giusnaturalista, viene dalla tradizione giusnaturalistica, non vogliono toccare, guai a toccare. Però questo è un principio che confligge con l'idea di diritto che ci viene comandata dalla ragione. Cioè, quello che noi oggi siamo, dopo l'esperienza dell'Unione Europea, eccetera, abbiamo tutti questa coscienza che un processo di integrazione tra i popoli, di pacificazione dei popoli, comporta la perdita progressiva di pezzi di sovranità. Possibile conservare la sovranità anche sul piano economico, eccetera, ma come vediamo, adesso non siamo arrivati a una Costituzione europea, ma queste cose di Kant servono proprio anche per questo tema, ma non siamo arrivati a una Costituzione europea proprio perché gli Stati hanno questa difficoltà ad abbandonare la loro sovranità nazionale. Però ne hanno già abbandonate molti pezzi, no? Sul piano economico, gli Stati non possono mica più fare quel che vogliono, gli Stati dell'Unione Europea. Ecco, quest'idea che per noi è ormai fatta nostra, assimilata, ovviamente nel Settecento era assolutamente al di fuori della prospettiva storica e politica del tempo, della prospettiva, diciamo, data dalla realtà del tempo e della prospettiva culturale, cioè il giusnaturalismo dominante escludeva nel modo più reciso che fosse possibile rinunciare anche a un pezzo di sovranità, perché l'idea era se rinuncia la sovranità è totale, assoluta, se rinuncia un pezzo non c'è più. Cioè, mentre noi oggi abbiamo l'idea di... C'era l'esempio di una sovranità limitata su scala regionale, gli Stati Uniti d'America, che proprio nel 1787 con la Convenzione di Ginevra, di Filadelfia, erano passati dalla confederazione di stati indipendenti alla federazione dello Stato federale. Ma non è un caso che Kant, quando parla della confederazione per la pace, dice attenzione, non come gli americani. Cioè, è un esempio che Kant conosceva bene, ma adduce un esempio negativo. Cioè è impossibile nella mentalità di allora, anche per un Kant, che fa la rivoluzione del pensiero di fronte alla quale si rimane a bocca aperta, comprendere questo. Quindi qui Kant è un caso in cui Kant in realtà non segue il problema, non considera la politica un problema morale, la considera di fatto, accettando la sovranità nazionale, la considera un problema tecnico. Almeno quando fa questa cosa, perché poi quando invece teorizza, allora riprende respiro e torna a essere il Kant che io amo. Allora, se mi permettete, vorrei solo fare questa citazione. A un certo punto, molto sconsolatamente, dice che la pace perpetua è certamente un'idea impraticabile, no? Non si riuscirà a fare. Tuttavia, continua dicendo, ma siccome è un comando della ragione, dice, non si tratta più di sapere se la pace perpetua sia una cosa reale o un non senso. E se noi non ci inganniamo nel nostro giudizio teorico, quando accettiamo il primo caso, cioè quando pensiamo che sia una cosa reale, ma noi dobbiamo agire sul fondamento di essa, come se la cosa fosse possibile, il che forse non è. Ecco, qui ritorno ad essere il Kant del problema, politico come problema morale. Cioè, può darsi la pace perpetua e probabilmente non è. Non è realizzabile, non è praticabile, non importa assolutamente nulla. Non importa assolutamente nulla. Noi dobbiamo agire come se fosse realizzabile, perché questo è il comando della ragione. Ma anche qui, non perché faccia il Don Chisciotte, perché non che dica, vabbè,
noi facciamo gli idealisti, buonanotte, saremo sempre perdenti e non importa, però la ragione comanda così. No, perché poi continua dicendo, e questo perché se facciamo così, attraverso una progressiva, indefinita approssimazione, vedremo che il compito della pace perpetua sarà assolto per gradi e si avvicinerà sempre più al suo adempimento. Cioè, qui torna il grande caso. Agiamo come se la pace perpetua fosse possibile. Non è possibile, non importa. Il fatto che noi agiamo come se fosse possibile fa sì che facciamo quelle cose che razionalizzano la realtà e preparano poco alla volta il terreno. Questo è il vero realismo, non quello di Kant. Alcuni storici l'hanno voluto giustificare per questo, il fatto di aver rinunciato all'idea dello Stato di popoli, essersi accontentato di una federazione che poi non serviva a nulla. Lui stesso dice sì, ma la federazione poi dipende dalla volontà dei popoli, quindi no, la volontà dei sovrani, quindi se i sovrani non sono d'accordo non si conclude nulla. Alcuni interpreti hanno detto, ma questo dimostra che Kant era realista. Non è questo. Il realismo kantiano non è questo, quello che ho detto prima. Il realismo kantiano è il realismo dell'idealismo. Cioè, questa è la norma. Tu segui la norma. Seguendo la norma, ma ripeto, non per un idealismo ottuso, ma perché la norma è un criterio di razionalizzazione. Questo è il punto. La norma della ragione, quindi un criterio di razionalizzazione. Se non ottieni l'obiettivo, no, fate la Costituzione europea secondo come deve essere, non ottieni l'obiettivo, non importa, però si preparano dei passi, no, degli elementi che sono nella direzione giusta e che poco alla volta portano al conseguimento dell'obiettivo. Siccome appunto questa cosa, da un lato lui ci crede, ovviamente Kant crede alla ragione, crede all'imperatività della ragione, questo è il grande Kant. Dall'altro, è abbastanza realista per vedere la difficoltà, a volte si lascia tentare un po' dall'appoggiarsi sulla storia. Ecco. Bene, io direi... Ringraziamo moltissimo il professor Mori per la passione, per la competenza, anche per la sua capacità di applicare e di attualizzare queste tematiche. Abbiamo imparato, tra le altre cose, che la libertà per Kant vive del nesso tra realismo e idealismo. Ringrazio anche voi per la vostra attenzione, per la vostra cortesia. E ricordo